Benvenuti a tutti, siamo da Meccanico. Cosa ci fai vedere oggi, Meccanico? Oh, buongiorno a tutti. Oggi devo praticare due fori da 3 mm in mezzo a questa piastrina Sì. con il mio trapanino a bandiera. Perché Quindi ci fai vedere un trapanino bandiera per modellismo. si chiama bandiera? Perché questo non è fisso, questa testata non è fissa. Oltre a essere regolabile In in altezza. altezza, vediamo, posso anche Ah, girarla. girare alquanto, in modo che sia un pezzo grande, posso uscire da qui e Ho forarlo. capito. Vedi? Sì. Posso uscire dal piano del trapano. Ok. Questo si chiama trapano a bandiera. Ora, preparo una tracciatura. Questo è il mandrino. Questo è il mandrino, Ok. questa è la morsa nella quale io chiuderò Sì. il mio pezzo e questa è la chiave per chiudere le punte. Ok. Poi andiamo a vedere. Ora devo fare una tracciatura su questo perché io so che la mia misura è 15 mm. Cosa faccio? Preparo un pennarello per evidenziare la mia tracciatura. Sporco la mia piastrina, chiudo con il calibro, lo misuro, so che deve essere a metà, lui mi dice 27 mm e mezzo, quindi 13 e 75. Tiro le righe qua di là, poi io so che l'interasse della mia foratura è 20 mm. Questo qua è circa 30, 29, 92 e 20, quindi 5 e 5. Ma di quanto li fai i buchi? Sì, A 20 mm di interasse. ma i E i buchi. forellini li faccio da 3 mm. Ecco, Ok. qua ci siamo. Ora, preparata la tracciatura, vado alla bulinatura che serve a guidare la punta nel punto deciso, nella misura che io devo forare. Si chiama bulino, vado a prendere un bulino. Non hai quelle punte apposta per fare i buchi? No, perché questo è con bulino. Vedete come è acuminato Sì. qua sulla punta. Sì. Ora prendo un martello, mi avvicino, aspetta che prendo la mia solita incudine più corta la botta. Prendo la mia incudine, guardo bene il punto di intersecazione delle due tracciature, punto il bulino e faccio una piccola martellatina. Questo è alluminio, quindi non ha bisogno di grossi. Ok, via il martello. Che serve per guidare la punta? Centrare Serve per centrare la punta dove io voglio fare il la punta. foro. Centrare la punta. Ora, prendo la mia morsetta, guardate Sì. bene che qui c'è una piccola V nella questa ganascia. Sì. Questo mi permette di tenere il pezzo bello diritto, così chiudo un pochettino. Ora prendo la punta, una bella punta. Qui c'è una scatoletta con tutte le mie puntine, quindi la punta da 3 è questa qua. 3 mm. Ok. Vado a chiudere. Ho la velocità, toccato va bene. Ecco, vedete, mi devo alzare un pochino perché tocco. Ecco. Ora vado a bucare. Aspettate, come devo dire una luce più precisa, eccola qua. Aspetta, non vedo. Ok. Tenendo un pochino la morsa, vedete? Ecco che sono andato con la mia bulinatura. Piano piano. E devo La scendere. morsa si tiene con le mani. E in questi casi sì, perché lo sforzo è poco. Se fa vero che mi molleggia un po' troppo, allora arretro e chiudo meglio il mio pezzo che non deve flettere. Ecco fatto i miei due Beh, però fori. in una
strappa una bandiera vera, la morsa non si tiene con le mani. No, bisogna staffarla. Ok. E poi ho visto che non hai usato lubrificante sulla punta. No, in questo caso no, perché lo spessore è fine. Ah, è una roba fina. Allora, come si chiama quel coso lì che fa la bava nei buchi? Questo è troppo grosso per quel foro lì. Allora usiamo... Ma come si chiama quello strumento lì? Sbavatore. Ah. Uno una punta un po' più grande. E togliete queste bave che poi tagliano anche le mani. Ecco, così abbiamo fatto il nostro smusso, in modo che non taglia più. Bello. E togliamo queste babacce qui. Qui e qui. Dopo va pulito via il pennarello. Poi posto. Con un po' di diluente dell'alcol togliamo il pennarello. Ok. Andiamo a controllare, vede che l'interasse è 20 di foratura, meno 3 dalla punta e abbiamo meno 17 mm. Qui in questo caso siamo 2 centesimi di millimetro in più, 2 centesimi di millimetro. Va bene. Ok, e avete visto una foratura semplice. Col trapano a bandiera. Col trapano a bandiera. Ok. Rimettiamo in ordine. Va bene. Le punte, adesso vi faccio vedere. Sì. Solo per curiosità, no, queste sono punte che vediamo tutti quanti, tutti i giorni, nel nostro, diciamo, normale lavoro. Una punta elicoidale. Una punta elicoidale. Da, e qui andremo sotto. Eccola qua, questa punta elicoidale è un capello, è un decimo e mezzo di millimetro. Se la potete vedere, tu riesci a vederla? Aspetta, stai fermo, vediamo se va a fuoco, si aspetta proprio, mamma mia! Oh, se noi pensiamo che un nostro capello è un decimo, da 1 a 2 decimi di millimetri, questo è un decimo e mezzo elicoidale, questa piccola è a circa 1 mm e 2 mm della lunghezza del tagliente. Ok. Queste sono proprio per materiali, diciamo, orologiaio o odontotecnico, sono punte, queste sono da 0,25, quella era 0,25, vediamo 0,4, 0,2, eccola qua, questa è 2 decimi di millimetro. Sono piccole. Queste vanno usate, diciamo, sopra i 10.000 giri. 10.000 giri. Sì. Va bene. Ecco, una curiosità. Ok, grazie della curiosità. Micropunte. E abbiamo visto il trapano a bandiera. Ok. Okay. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.